Ciao a tutti e benvenuti sul canale Sushi Cat with Potatoes. Questa è la seconda parte dell'haul che avevo fatto nel video precedente. Per chi non l'avesse visto, nel video precedente vi faccio vedere un sacco di roba di Zooplus. Oggi vi faccio vedere Arca Planet. Da Arca Planet ho comprato, credo, tutti i prodotti del marchio Next. Un po' perché ero incuriosita da questo marchio, vedevo da un po' di tempo a questa parte, un po' perché c'era uno sconto del 10% e quindi io ho fatto incetta. Avrò fatto bene? Avrò fatto male? Chi lo sa, lo scopriremo solo vivendo. Raghi, breve storia triste. Ho finito di registrare il video, ma mi sono resa conto che a 4 minuti di registrazione era finita la batteria. Non mi sono accorta che si era spenta la macchina fotografica, per cui forse faccio prima a farvi rivedere tutto diviso per categorie e niente, ripartiamo. Ecco, ho preso due tipi di lettiere. Una è praticamente inalzabile, è questa sabbietta che ho in braccio. Questa sabbietta qua, che è una sabbietta da 10 kg pesissima. Al lemongrass ce n'erano di tanti tipi diversi, al borotalco, alla lavanda. Io ero tentata di prenderlo, ma visto che non abbiamo mai provato il lemongrass, proviamo il lemongrass. Sempre da 10 kg ne ho presa una che dice super light, è effettivamente molto più leggera. E niente, questa non so come sia, dovrebbe essere sempre qualcosa tipo betonite, una sabbietta, qualcosa, ma lo scopriremo quando l'apriremo. Io ero convinta di avere sufficienti sabbiette fino alla fine della mia permanenza a Trieste, invece le ho finite, quindi ne ho dovute riprendere, ne ho prese due, vediamo se mi basteranno, ma penso di sì perché fra 2 mesi me ne vado, quindi toh, un sacchetto al mese dovrebbe essere sufficiente, spero. Ho preso tantissimi croccantini, da 1,5 kg ho preso Sensible, ho preso Normal. Ho preso Kitten, ho preso Sterilized, mentre invece ho preso solamente 400 grammi del tipo light per gatti cicciottelli, come è Sushi. L'ho presi semplicemente perché li volevo provare tutti, questi li ho presi da 400 grammi perché erano gli unici disponibili, ma convenivano più quelli da 1,5 kg perché avevano un saldo sopra, uno sconto, quindi erano decisamente più convenienti. Di qua partiamo con le scatolette, l'umido. Ne ho prese veramente un macello, qui veramente ho esagerato. Nonostante abbia già aperto tutto, non ve le so dividere a gruppi sensati, quindi ve le faccio vedere pseudo a caso. Abbiamo 12 confezioni in questo multipack, che era l'unico disponibile, con 6 di pollo e coniglio e 6 di pesce azzurro. C'era anche un altro multipack, ma quando sono arrivata io era finito, quindi non l'ho potuto prendere. Poi vedo confezioni piccolette, queste qua. Sono dei pacchettini di 6 lattine da 50 grammi. Ne ho presa una tonnetto con manzo, poi ne vedo una tonnetto con alicette. Diversa dalle altre, vedo questa che è una confezione maxi da 150 grammi, 4 lattine, tonno, un calamari e fagiolini verdi. Di qui ho una marea di scatolettini di cartone. Ok, sono tutte qui alla mia sinistra, le pesco a una, partiamo con la prima. Queste sono grandi da 150 grammi, tonno e sogliola. Belle pese, infatti, sono quelle da 150 grammi. Abbiamo tonnetto con formaggio e spinaci. Spoiler, di queste ho sbagliato e ne ho prese due confezioni, quindi speriamo che piacciono perché ce n'ho veramente un buon quantitativo. Poi bustine, 6 bustine da 70 grammi, tonnetto con papaya. La papaya è un alimento che a Sushi piace tantissimo. Tutte le volte c'è un alimento mischiato con papaya, lui lo adora, quindi dovrei andare abbastanza sul sicuro. 70 grammi tonnetto con aragosta, che io mi illudo sempre che sia super gustoso, super sfizioso per il mio gatto Re. Sono 6, speriamo che sia così.
6 bustine da 70 grammi, tonno e salmone, abbastanza un classicone. Poi abbiamo 6 scatolette da 70 grammi, tonno con aloe. Abbiamo scatolette da 70 grammi, filetti di pollo con anatra. Abbiamo pesissimi da 150 grammi, l'altra di tonnetto con formaggio e spinaci, che come vi dicevo ho esagerato e ne ho presi due. 6 bustine da 70 grammi di tonnetto con prosciutto. Pesissimo, quindi secondo me sono quelle da 150 grammi. Tonnetto con alicette surimi. Bustine da 70 grammi di tonnetto con prosciutto. Mi sa che anche queste ne ho prese due per sbaglio. Non avevo intenzione di fare doppioni, avevo preso così tanti gusti per provarli tutti e vedere come andava. Filetti di pollo con zucca, 6 scatolette da 70 grammi. 6 scatolette da 70 grammi, tonnetto con formaggio a ridaglie. E abbiamo tonnetto con merluzzo d'Alaska e salmone, 6 bustine da 70 grammi. Ultime due scatoline, queste da 150 grammi, filetti di pollo con fegatini e carote. E dulcis in fondo abbiamo 6 bustine da 70 grammi, tonno con pesce bianco. Allora vi dico che in questo ordine ho avuto un po' di problemi, non mi prendeva il codice, poi ora in casa non ho internet, quindi cioè, non mi ricordo, ho traccheggiato un bel po' a fare questo ordine, è andata a finire che secondo me ho fatto sto carrello infilando e togliendo roba un po' a caso, perché sono sicura che ho alcuni doppioni, ma almeno un gusto che avevo scelto non c'è, e era quello con le vongole, volevo prendere tonno e vongole o qualcosa del genere, e ora che riguardo tutto l'ordine mi rendo conto che non c'è. Fra l'altro una mia amica sul gruppo recensioni feline mi ha detto che ai suoi gatti quel gusto lì è piaciuto tanto, infatti è per questo che ce l'avevo in mente, ho pensato l'ho comprato anch'io, vediamo se piace, ma non c'è. Pazienza, direi che comunque le prove con questo marchio le possiamo fare abbondantemente. Come vedete sono pazza, però vediamo come ci troviamo. Calcolate, questi sono gli ultimi 2 mesi che sto a Trieste, quindi vediamo se questo cibo mi basta per entrambi i mesi. Quindi questi 2 mesi io gli darò da mangiare tutto, tutto, tutto. Preparatevi a questi test insieme. Seguiteci nei vlog per sapere come stanno le patate. Voi fatemi sapere se avete fatto acquisti da ArcaPlanet o Zooplus recentemente, se avete provato qualcuno di questi prodotti e cosa ne pensate. Se avete dei prodotti da consigliarmi, io e Sushi Gattino vi mandiamo un saluto, un abbraccio e con l'ultimo fiato prima che finisca vi mando un saluto. Ciao!